saluto ai nostri amici di Bologna, una nuova giornata che anche per voi inizia in pole position con noi di Business 24 e oggi dedichiamo questa puntata del nostro quotidiano al mondo della geriatria. Quindi parliamo delle nostre persone, dei nostri telespettatori più avanti con gli anni che possono affidarsi in alcuni casi alle cure di professionisti. Ne abbiamo uno oggi veramente di razza, ringrazio il dottor Stefano Krug. Grazie a lei. Buongiorno, grazie per Buongiorno, essere grazie con a lei. Noi. Lei ha un pedigree unico, dottore. Grazie, troppo gentile, grazie. Senta, innanzitutto io le chiederei di dare una spiegazione, ancorché ce ne fosse bisogno, di che cos'è la geriatria. La geriatria è quella branca della medicina interna che si occupa della persona anziana. E la medicina geriatrica è, per definizione, la medicina della complessità, poiché il paziente anziano, parliamo di una persona che ha più di 75 anni di norma, è portatore, il più delle volte, di una pluralità di patologie croniche, il che vuol dire che noi troviamo nel medesimo paziente che ha problemi di pressione, di cuore, bronchite croniche, diabete, osteoporosi, eccetera. Oltretutto, il paziente anziano può presentare anche una importante riduzione della massa magra. Questo lo espone a cadute e a fratture e comunque compromette quelle che sono le capacità di mantenere la autosufficienza. Il paziente anziano, inoltre, è complicato anche perché ha ridotte capacità di adattamento allo stress e ridotte riserve funzionali. Insomma, è necessario un approccio specifico. Assolutamente sì. In che cosa consiste? Questo approccio specifico si chiama valutazione multidimensionale, che consente di valutare le condizioni mediche del paziente e lo stato funzionale, sia dal punto di vista fisico che psichico. Oltretutto, consente anche di preparare un piano assistenziale individuale, personalizzato per quel paziente, e quindi noi possiamo tenere conto delle capacità residue e anche di quelle che sono le funzioni che sono state perse e che sono da recuperare. Ecco, dottor Krug, una domanda che sembra un po' difficile trovare una risposta. Che cosa bisogna fare per invecchiare bene? Questa è una buona domanda. Grazie. Perché per invecchiare bene, la gerontologia preventiva, che è una branca della geriatria, si occupa di questo. Cioè lo scopo della medicina geriatrica è anche di insegnare all'adulto ad invecchiare bene, quindi bisogna fare mezz'ora di camminata al giorno di buon passo, seguire una dieta giusta, quella mediterranea ad esempio. E poi io scrivo per una rivista che si chiama Le Buone Notizie, che è di una onlus patrocinata dal Comune di Bologna, e scrivo su argomenti che riguardano il buon invecchiamento. Vorrei aggiungere il pensiero di una signora che non c'è più, che era la mia paziente più anziana, che è morta a 107 anni. Hai capito. Io le ho chiesto che cosa bisogna fare per arrivare alla sua età e mi ha detto: bisogna vivere senza conflittualità e non essere competitivi. E credo che questo sia un insegnamento importante. E io credo allora che morirò molto prima, temo in questo senso. Spero di no per lei, sono sicuro di no. Va bene, chi lo sa, chi può dirlo. Chi vivrà vedrà. Va bene, io allora ringrazio il dottor Stefano Krug per essere stato con noi. Grazie per l'invito. Tra l'altro, ricordiamolo, è direttore sanitario del centro di riabilitazione Casalino di Loiano, provincia di Bologna. Grazie davvero, dottore. Grazie a lei. E domani mattina un'altra intervista, un altro scoop, se così si può dire, su un'eccellenza di questo territorio, per cominciare in pole position.